Settima degli 11 figli di Bob Kennedy, nipote di John Fitzgerald, Mary Carey Kennedy, classe 1959, da tutta la vita lotta con la sua fondazione per i diritti umani. Oggi per il suo paese è un giorno importante. Dobbiamo stare attenti alla democrazia, ci sono persone che concorrono per cariche importanti nonostante abbiano partecipato alle insurrezioni del 6 gennaio a Washington. Dobbiamo stare attenti a quello che accade in Ucraina, all'immigrazione, alla sicurezza sociale. Oggi quello che succede negli Stati Uniti e in Europa è molto simile. L'inflazione alle stelle, il prezzo del gas, con la minaccia nucleare siamo per la prima volta davanti all'Armageddon. Il popolo ucraino si batte ogni giorno per la salvezza e la democrazia. Parlare di diritti umani significa insegnarli nelle scuole, dall'asilo all'università. I giovani devono sapere quali sono i loro diritti. Mi auguro Joe Biden guadagni il consenso, lui viene dal Congresso, nessuno ha la sua esperienza. Sentiamo le divisioni nel nostro paese, ci vuole qualcuno che le sappia curare, che unisca la gente. Trump vorrebbe ricandidarsi, a quel punto di fatto processarlo sarà difficile. Battersi per i diritti umani significa battersi per il clima, per la schiavitù, per i diritti delle donne, per la tutela dei migranti. Ma se dovessi sceglierne uno, sceglierei le donne. Quello favorirebbe tutto il resto. Grazie.